Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra. Quale grande ricchezza è svelata e donata! Gesù, che conosce pienamente il Padre perché da Lui è venuto nel mondo, ci mostra l'amore che lega il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Egli si rivolge a Dio con una confidenza unica, lo chiama Padre, nome in cui sono racchiusi la tenerezza, l'amore, la misericordia. Il nostro brano evangelico non va inteso nel senso che Dio preclude la rivelazione ai saggi e agli intellettuali, bensì a coloro i quali induriscono orecchie e cuori. Chi sono i piccoli? Dice Benedetto XVI, noi dobbiamo pregare perché il Signore ci dia la vera umiltà e ci dia la grazia di essere piccoli per poter essere realmente saggi. Proseguendo, Gesù dice, prendete il mio giogo sopra di voi. Nella Bibbia il giogo indica la legge, quella fatta dagli uomini, formata da comandi, precetti, osservanze intransigenti. E poi c'è il giogo di Gesù, che è prima di tutto accoglienza della misericordia di Dio. Ancora Gesù dice, il mio giogo è dolce e il mio peso leggero. Sì, perché il giogo di Gesù è soprattutto generare, rimettere in cammino, come suggerisce Papa Francesco, è seminare la speranza e aiutare. Gesù sa che il carico della vita è pesante e per questo ci offre la possibilità di donargli le nostre debolezze, i nostri peccati, la nostra fatica. Inoltre, Gesù si autodefinisce mite. La mitezza di Gesù non è rinuncia, non è debolezza, ma adesione alla volontà di Dio, quell'adesione che è nostra felicità.